Sì. Le campane cosa? Sono suonate. Che non sono neanche le 20... Deve essere le 22 precise. Sono, sennò... sono le 22. Eh? Sì, sì. Ok. Giusto, anche giusto. A Guto Visconti sono le... Pom, pom. Sì, però dovevamo inventarlo noi, non dovevamo arrivarci gli altri. Tra l'altro mancano, no, giusto per mettere ansia, mancano 61 giorni, 2 ore a Natale. Bene. Te lo dico già così, vuoi anche i minuti, i secondi? No, non è... Sì. No, scherzo. Perché devo riaprire l'applicazione che l'ho chiusa. Prima della sigla, facciamo già un saluto prima della sigla. Sì. Cambiamo oggi. Salutiamo Annalisa Nava, che tra l'altro è stata anche qua negli studi. E sabato sera abbiamo fatto la sua festa di laurea. L'abbiamo fatto la festa, sonorizzata da Marco DJ. E non solo Marco, c'era anche Sam. Tra l'altro faceva anche le foto ufficiali. Eravamo a Castelletto di Cugione, abbiamo festeggiato la sua laurea. Quindi ancora... Bello, eh? Bello. Tanti auguri alla nostra dottoressa. Abbiamo ballato, ci sono stati i giochi e poi la discoteca. Dopo diremo altro. Dopo raccontiamo... Hai bevuto quella sera lì? No, non hai bevuto, no. Niente. No, in effetti ma no, che... Marco non ha bevuto. Io... Prosecchino, basta. Beh, il brindisi ci stava. Io ho leggermente qualcosina in più, ma niente di che. E allora partiamo con la sigla. Ricky J Radio Show. Oh, la Madonna. Basta, non ne posso più. Ricky J Radio Show. Su Radio Sepi 30. Con le mani. Con le mani, con le mani. Fratelli e sorelle, buonasera. E allora benvenuti, buonasera cari. È giovedì sera e quindi siamo arrivati. Siamo arrivati noi a rompere. Puntuali, 24 di ottobre. Tra l'altro settimana prossima sarà il 31 e sarà Halloween. Sì, sarà puntatona. Ci sarà, puntata da paura. Ok, ormai nel pensiero. Va, ti do la mano, guarda, anche se la radio non si vede ti do la mano. Puntata da ormai paura, siamo in simbiosi. Subito inizio puntata, vai. Ricordiamo le nostre coordinate. Innanzitutto io sono Ricky Rocco. C'è alla ciao Ricky. Alla parte tecnica e regia c'è anche Paolo. Paolino, Marco chiama Paolino. Ciao. E tu sei? Dovina. Sono a caramella, tranquillo. Io vado. Ah, sì, vai. Che me ne caramellina. DJ Marco a caso, ha tirato una dentata sul microfono. No, era la cartellina. C'ho la caramellina perché ho la gola che fa ancora cilecca. Quindi ci vuole la caramellina che adesso è quasi completamente del tutto sciolta. Quindi la mia voce diventerà profonda come quella dei doppiatori. Parlerò così per maniera profonda. Vi dico le coordinate con questa voce qua. Per ascoltare Radio SP30 e anche il nostro programma c'è il sito ufficiale radiosp30.xyz. E naturalmente su Spreaker.com. Scaricate anche l'app se volete, mettete tra i preferiti tipo Ricky J Radio Show o gli altri programmi che preferite. Se volete riascoltare il programma in podcast c'è anche Spreaker, Spotify, TuneIn, Alexa, Google Home, Google Podcast. C'è anche il canale YouTube di Radio SP30. Bello, eh? E naturalmente c'è tutto su YouTube. C'è tutto. E naturalmente c'è anche la pagina Facebook e Instagram di Radio SP30 e anche di Ricky J trattino basso radio. Date tutte le coordinate iniziali. Cos'è questo programma? È un programma dove si ascolta e si parla di musica, dance, news, rubriche, ospiti. Ci sono stati gli ospiti e ce ne saranno, vero? Ce ne saranno di ospiti, eh. Vogliamo dire che ci sarà... Appena iniziata la stagione. Ci sarà il tuo DJ set, come sempre. Paolo diceva prima, la quinta puntata. Noi siamo qua. Guarda, siamo già arriviamo a fine anno che ne avremmo fatte. Vediamo. Non lo so. Facciamo una... Come la Barbara d'Urso, cioè una roba sempre in televisione. Sharing di 20 milioni. Vedi che c'ho anche la cartellina, come la Barbara d'Urso me l'appoggio sulle gambe. Allora, mi stavi dicendo che tu ti sei iscritto a un concorso. Questo è fuori scaletta. No, so che è fuori scaletta. Ci sei iscritto a un concorso, sì. Lunedì, giusto? Mi hai mandato... Mi sono iscritto, sì, a un concorso dove... Racconta un attimo, dopo iniziamo. Ok, allora, in pratica, lunedì ho visto un post su Instagram. Diciamola pure la pagina. Sì, la DB Mafia. DB Mafia. Non c'entra niente con la mafia. È un'etichetta discografica. È un'etichetta italiana di Milano, tra l'altro. Mm-hmm. Che in pratica ha fatto questo concorso dove ha incitato noi DJ a buttare dentro i mashup, bootleg, remix.
Okay. Detto all'italiana. Cosa si fa? Si va su un sito o c'è una mail? No, allora, semplicemente si va prima sul sito. Ok. No, scusami, su Facebook. Ok. Da lì cerca, facile, cerca LukeDB. Okay. Che penso sia l'amministratore del gruppo. Mm-hmm. E dentro c'è il regolamento. Okay, c'è tutto il regolamento. Facciamo così, è poi facile. Sulle nostre pagine social vi mettiamo tutti i link e tutte le cose. Già Marco ha postato un pezzettino del suo... E ho già fatto anche la storia, pezzo. Cioè figurati, io dovevo mettere per forza un pezzettino. Quindi DJ, producer, remixer, mashup possono candidarsi e proporre il loro brano e partecipare a questo concorso. C'è una giuria di specialisti, tra i quali anche Casiraghi. Ok, iniziamo come sempre con la nostra perla di saggezza. Ma prima volevo salutare Lisiel, che gli ho promesso il saluto a inizio puntata, Agatino e anche Giuse, Andrea e Annalisa ancora. Poi ciao Giuse, vi salutiamo ancora. Se ci sei, batti un colpo. Scrivete in chat, scrivete al numero di WhatsApp che non l'ho detto, poi andiamo con la perla di saggezza. WhatsApp, vai, lo dico io. Vai. 393-836-1771. Perfetto. Straveloce oggi. Veloce così, mi piace. Perla di saggezza. È necessario a volte che il volume della musica superi il rumore dei pensieri. Disco datato ma bello. Datato ma bello. Dal 1987, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. My blues away. I'm gonna ride a
Benvenuti al Righi News 24. Grazie della regia per la prestigiosa sigla. Iniziamo con le notizie della settimana. Mode tra i giovani, al primo posto i trentenni che fingono di potersi permettere le vacanze. Haters di Greta Thunberg accusano dietro di lei un complotto per salvare il pianeta. Lascia a casa quella. Con le treccine, la Greta Thunberg. Salut- Facciamo mangiare la plastica. La plastica. Tutto plastificato. Ma se tipo c'è la Valeria Marini tutta plastificata, se incontra Greta Ciao. Thunberg. Allora salutiamo anche la Elisia che dice siete bravissimi, grazie cara. Ciao, grazie. Un bacio, un bacio. Ultima ora. Autista ubriaco arrestato, andava tutta birra. Un po' trattata ma bella questa. Allora, cronaca nera. In autostrada, a causa di un incidente, uomo ci lascia le penne. Era l'autista di un camion che trasportava Bic. Bella. Paola ha fatto la faccia tipo che sta una cagata. Allora, elicottero è precipitato su di un cimitero. I carabinieri hanno già recuperato i corpi di 300 vittime. Questa arriva dopo. Arriva dopo, bravo. Ultima ora. E solo per vedere se siete attento. Si è spento l'uomo che si è dato fuoco. Corta. Veloce anche questa, corta, indolore. Pneumatico arrestato sull'autostrada perché continuava a bucarsi. Bella. Prezzo del petrolio, poi rido da solo, cioè. Prezzo del petrolio alle stelle. Gli UFO fanno il rifornimento gratis di benzina per le astronavi. Kamikaze esplode di salute, 2 morti e 15 feriti. Adesso ci colleghiamo un attimo con le ultime notizie del meteo. Il nostro corrispondente Marco Cozzi, a lei linea studio. Da Epson Meteo, meteo. Cos'è che inventa il nome di una società di meteo, che non sia meteo.it. Ma l'hai già detto. No, inventalo, vai. Il meteo sei tu. Bravo. Bello, inventa, eh? Il meteo sei tu. Così. Mi piace. Vai, tempo. Tempo. Allora. Cosa dici? Cosa dici? Sta pioggia finirà. Sì, dai, finisce. Chiacchiere d'ascensore. No, finisce la Aspetta pioggia. Che andiamo un attimo sull'ascensore. Com'è il tempo? No, ci sta. Settimana prossima dovrebbe migliorare. Anche nel weekend si alzano le temperature. Guarda, ho visto oggi giusto la... Ah, sei già su Halloween, te. Sei già sì. su... Sì, ho già visto che settimana morti. Prossima scendono le temperature, però cambia il tempo. Ok. Diventa più... Hai guardato, più strong. Infatti vedevo prima in macchina che guardavi l'app. Ma perché? C'è qualche saluto? Mio padre. Ciao. Angelo. Ciao. Continuiamo con le notizie. L'ultima. Eventi. Si terrà il raduno delle pompe funebri specializzate nella cremazione. Si svolgerà a Cremona. È tutto per il Righi News 24. Alla prossima edizione. Allora ricapitoliamo un po' di saluti. Allora dicevamo Angelo che ci sta ascoltando dal quel di Furato vicino in Veruno. Poi la Lisiel, poi salutiamo anche l'Annalisa, Giuse, l'Andrea, come vi dicevo prima. Oh, l'articolo davanti fa molto proprio lombardo. L'Andrea, ma che ci devo fa? Che ci devo fa se mi viene spontaneo? Allora, questo sabato noi faremo una festa. Suoneremo a una festa di compleanno di un 18esimo. Suoneremo plurale, c'è Marco e io a fare l'animazione, il vocalist. Andremo a Cantalupo dopo Gallarate, al 18esimo, i famosi 18 anni di Daniele, nipote di Agatino. Sono belli 18esimi. 18 anni, facciamo un applauso a Daniele, nipote di Agatino. Guarda, invece che l'applauso gli faccio la campanella, il campanello di casa, no, eccolo qua l'applauso. Tanti auguri Daniele e... Auguri, ci vediamo sabato. Anche con Agatina e tutta la sua ciurma. Ci sono tante persone là, mi sa, facciamo un festone. Adesso Marco, per voi, ha preso la sua applicazione, che poi ce l'ha ormai incorporata. È uno Shazam vivente, Mr. Shazam, c'è anche il film al cinema, tra l'altro. E c'è un pezzo scelto da lui. Cosa vi ha scovato? Scusami, posso fare il jingle io? Lo Shazamato della settimana!
Ricky J Show. Let's see the power, beautiful people. Radio SP30. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. Era lo shazammato della settimana, cioè scelto da Marco, questo, cioè, pezzo di... Scelto io sto pezzo. Dance Monkey di Tones and Die, beh, nuovissima, nuovissima scelta. Nuova. Arrivata per voi qui su Radio SP30, Ricky J Radio Show. Che ore sono? Sono, dillo te Merck, che sei di fronte... Le 22 e 18. Ok, siamo nella diretta del giovedì sera dalle 22 alle 23, potete riascoltare la puntata quando volete, tipo su Spreaker o tipo su Spotify, che è un altro servizio, un'altra app dal quale potete ascoltare. Adesso, sai che intanto c'è ancora sotto la canzone bellissima. Adesso vi ricordo velocemente il numero di WhatsApp che ci sta sempre, salvatelo, 393-836-1771, o chattate con noi direttamente sull'app di Spreaker. E siamo... Spotify, vai. TuneIn, Alexa, Google Home o Google Podcast o YouTube. Tutti altri metodi per andare a riascoltare e a scoprire di più della nostra trasmissione, ma anche delle altre trasmissioni di Radio SP30. Siamo in diretta da Gudo Visconti, non l'avevamo ancora detto oggi, invece io arrivo da Robecchetto, Marco da fuori. Ogni volta lo voglio dire perché sì, è come se bussiamo la porta e toc 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 toc, toc. Facciamo... Si sente? E arriviamo. Allora, siamo al momento del Top 10 Special. Le 10 discoteche di Ibiza dove ballare almeno una volta nella vita. Vita! Siamo in autunno, suoniamo un po', andiamo al mare... Sì, ma scusami, vai. La maglietta che c'hai su
gialla, cioè proprio è uguale, giallo senape, è come le pareti dello studio quasi, là, no, un po' più scura, più scuro, giallo senape, giallo senape, basta, così la spremi, la metti nel panino. Alla classifica delle male brut, le brut, male brut, le brut, le brut, le brut. Questa qui è una maglietta, questa qui è una maglietta però della... bella, di marca mi sa, di marca questa qua, basta. Va bene. Le 10 discoteche di Ibiza dove ballare almeno una volta nella vita. Al decimo posto, Ocean Beach. Apertura nel 2012 a Sant'Antonio, combina rilassatezza e eleganza con il ristorante Sunset Roof Garden e Pearl Lounge. È un po' scicchettosa questa. Al nono posto, Ushuaia. Questa è famosa. Si trova nel complesso di un hotel super, con super piscina. Dalle 17 alle 24 si balla. Bello orario, ci sta. Bello, Milioni di luci e LED. Cioè, milioni. LEData. LED dappertutto, video e LED. Poi i LED, non ci sono più le alogene. Bravo. Diciamolo. Salutiamo anche a proposito di luci il nostro amico Samuele Olgiati, DJ Sam, che è elettricista. E quindi... Come fa la marchetta? La marchetta L-System. L-System di Luca Olgiati. Olgiati e Samuele Olgiati. Ecco. Padre e figlio. Andiamo all'ottavo posto delle 10 discoteche di Ibiza, lo Swag. Come dice il termine della discoteca, è una discoteca specializzata sulla musica urban. Urban, Latin. Latin, urban, mumbaton, reggaeton. Aperta tutto l'anno, capienza 1000 persone. Avete capito anche bene? Però scusa, Poi ce n'è una più grossa. È piccolina, è 1000. Dopo ti spoiler l'altra. Dopo ti dirò l'altra. Scusa, il Globo ne tiene 3000. Appunto, ti do una frustata perché. Ecco. Al settimo posto, Ed's Paradise. Io cioè, dico i nomi senza neanche chiedere. Giardini e decorazioni bianche, festa delle acque, ci si bagna mentre si balla. Questa discoteca qua è il Paradise, sono andato a vederla su. Te ne dico un'altra che ce n'è qua in zona vicino. Tutta bagnata, tutte con le discoteche con l'acqua. Qual è? Concorezzo. Basta. Beh, puoi dirle il nome delle discoteche. Concorezzo. Ah, è una Aqua World. Ah, l'Aqua World, vabbè, ma non è una discoteca. Questa invece è come Caneva, che la conoscete Caneva tutti, World. Però discoteca. Bello. Cioè, ci sta, eh. Al sesto posto Eden, appena rinnovata, le serate più famose, bravo. La Maison il lunedì e Touchdown il martedì. È questa qua anche, lei è fighettina. Al quinto posto il Privilege, è nel Guinness dei primati come più grande club al mondo. È enorme, con piscina inclusa. Ci ha suonato spesso Armin van Buuren, che sentirete sempre al Tomorrowland. Al quarto posto il Pasha, locale notturno. Bello. Storico. Scusa, Pasha mica le ciliegie. Il Pasha, esatto, simbolino delle ciliegie, sì. C'è anche il Pasha Riccione, che è sempre dello stesso. La taroccata. Tra l'altro, no, è sempre dello stesso sempre? Brand. Okay. Non mi veniva il termine. Tra l'altro, riapre il Cocorico, Riapre il Cocorico. Ah sì? Sì, lo acquisisce quelli che avevano l'altro mondo studio. Ah. A Pasqua, questa notizia proprio di questi giorni. Bomba. A Pasqua riapre il Cocorico. Andiamo avanti. Il Pasha. Come faceva a chiudere, dai? Era un nome troppo storico. Non poteva chiudere. Non si poteva. Locale notturno leggendario, il Pasha, si trova gente famosa. Tiene 3000 persone. 3000, questo è grosso. Il party famoso per eccellenza, quello di David Guetta, o Guetta, per fare sì. David, il Fake Me and Famous. Ah sì, già sentito e visto milioni di storie. Importante. Al terzo posto le discoteche in cui andare a ballare almeno una volta nella vita, Ibiza, il Bora Bora, sulla spiaggia di Playa d'Embossa. Serve per prepararsi al meglio la notte, dall'aperitivo si balla fino a tarda notte. Secondo posto, lo Space, specializzata nella techno, si trova a Playa d'Embossa. 5 aree di ballo, però è soprattutto nella techno. 5 aree di ballo. E vabbè, al dai. Primo posto delle discoteche di Ibiza, l'Amnesia, il miglior club del mondo. Ha vinto il Best Global Club 3 volte. È come se avesse vinto gli Oscar. Io 3 volte. Scusa. Ciao. Io pensavo fosse il Gilda. Il Gilda. Basta. A parte che sarebbe per il nostro cuore il Gilda. Poi per il mondo è l'Amnesia. Le feste famose, lo Schiuma Party, pop star. E c'è un party che non è una parolaccia, ma la Troia Assassina. È una drag queen, ah, sì, con i capelloni grossi, che si trasforma. Tra l'altro italiana?
è italiana lei, sì. Molti artisti che lavorano, sì, 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 bravo. Molti artisti che lavorano in queste discoteche, dietro le quinte o anche nello stage, sono italiani. Made in Italy. Allora, Radio CP30, Ricky G Radio Show. Adesso è il vostro momento di scrivermi i messaggi, di commentare. Continuiamo con un bel disco. Radio SP 30. Ciao, sono Claudio Lauretta e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Ricky J. Trasmette una capra, una capra, una capra. Riccardo Rocco. Era a caso Club Mix Friday Night, la tua versione del pezzo di Burak Yeter. Scusa, ti correggo. Vada. Friday Night Club Mix DJ a caso MP3. Ok, questo è il file completo. A questo punto, visto che l'hai detto, che lo devi anche regalare ai nostri ascoltatori mettendolo da qualche parte, tipo su Demo Drop. Oppure lo usi per il concorso? Se lo usi per il concorso, l'ho usato per il concorso. Allora, questo, eh? Boom, è già lì. Il concorso che dicevamo inizio puntata, non ve lo ripetiamo, andate a ascoltare la puntata all'inizio. Allora, quindi questa era la tua versione. Il pezzo, tra altre cose, è cantato da Elodie, il DJ producer Burak Yeter. Continuiamo la nostra puntata. Come tutte le altre puntate, c'è il momento della storia. Abbiamo parlato dell'house, delle discoteche, eccetera. Oggi la storia del DJ. Il disc jockey o DJ è una figura professionale del mondo della musica e della discografia. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale vennero introdotte macchine amplificate elettricamente che sostituivano i grammofoni. Questa trasformazione condusse allo sviluppo della diffusione sonora. Il suono poteva distribuirsi grazie alle casse acustiche. Iniziano le feste senza band, grazie alle casse e alla diffusione di musica. Le prime in America, nasce il DJ, una persona atta a scegliere e mettere la musica. In America, negli anni 70, verrà coniato il termine disc jockey o DJ, fantino del disco. Il primo mixaggio, cioè due canzoni, avvenne in una chiesa sconsacrata di New York. La febbre del sabato sera, la disco music anni 70, il DJ era sempre più protagonista. Più tardi, verso gli anni 80, con la house, i DJ divennero anche produttori e sempre più protagonisti in radio, insieme allo speaker. In Italia, i primi disc jockey di successo furono Boncompagni e Arbor. Se avete qualche annetto in più, li conoscete. Dicono che nella loro carta d'identità hanno scritto disc jockey. Rivoluzionarono il mondo di fare la radio, il modo troppo serioso e nei paletti della Rai venne rivoluzionato grazie a questi programmi. Nell'82 arriva Claudio Cecchetto e porta Radio DJ,
del nostro territorio nazionale. Ora è sempre il DJ il protagonista, la star indiscussa. Era la storia dei DJ. Allora, non mi dimentico assolutamente, è il momento di fare gli auguri a Giorgia. Tantissimi auguri Giorgia, che è la cugina di Marco. Quanti anni farà? Non ve lo diciamo perché è una signorina. Auguri Giorgia, ancora un applauso per te. Grazie mille, grazie a tutti quelli che hanno chattato con noi. Adesso ragazzi, ladies and gentlemen, and now is the Music Sound District. Cioè il momento del DJ set. Adesso, qui su Radio SP30. Marco a caso in console. Live on radio. Voglio salutare anche Lucia Brogioli che ha compiuto gli anni in questi giorni. Tantissimi auguri! Magari ci ascolta dall'aeroporto di Malpensa la Lucia, eh? È barista a Malpensa. Che voce Marco, è il coro di Gudo, sto facendo le prove al giovedì sera, dedicata a voi allora. Suono il piano anche adesso. Mezzo soprano ancora sotto. Top. Paolo, Paolo. Gioca, gioca. Vai, cambi veloci.
gli assaggini. DJ Marco a caso. Fa muovere il collo. Eh sì, per la circolazione, per le articolazioni. Tutte le età. La dedichiamo anche a Samuele questa. Senti come arriva. Senti come arriva. Lento. Ti stupisce sempre. Eccola, arriva. Portugues. Muovo la gambetta, muovi la gambetta così. Quasi mi faccio un mojito adesso. Ancora auguri a Giorgia. DJ set è tutto per te. Ballatelo se ti ascolti. Buon compleanno. Happy birthday. Let's go. Senti come fa. Do un bacio anche a Kidra, che sicuramente ci riascolterà in podcast. Stava smanettando prima, mi ha scritto, mi ha detto sto smanettando, magari scarico l'app oppure vi ascolto dal sito. Justin Bieber su Arctic Circle. Let me love you. Per voi, tanto amore per voi, ascoltatori di Radio SP 30. Un abbraccio lo mandiamo anche alla Benedetta, altra DJ Benny al femminile.
Me Love You. Puntati i capelli blu come la Bertè per qualche istante. Capodanno 2020. Hotel Mum. Mi sa che saremo lì, cari miei, saremo lì. Il party di Capodanno, ve lo dico già adesso a ottobre, pensa a te, come sono avanti. Che per noi è sempre Capodanno, tutto l'anno. Guarda come balla, guarda come balla. Anni 90. È partito il ditino al cielo. Chi ha amato Let Me Love You, eh? Sulle mani, sulle mani, questa così si fa. Com'è? È gattino. Sabato ti facciamo ballare, non ti preoccupare. A te e tutti i tuoi invitati. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Un po' di vodka. Qua il disco parte così. E maschi e femmine si grida come dei matti, eh. Non so che siamo discotecari. Cosa dobbiamo fare? Siamo fatti così.
Ciao Katy. La tigre, eh? La tiger. Mi senti una tigre stasera? Faccio indietro. Virtuosismo. Presa. Gira il disco con la, il ditino per metterlo a tempo. Questa la tecnica del DJ. Fateci caso in discoteca quando li riprendono al volo. Da oggi andare in discoteca non sarà più come prima, perché saprete delle dritte che vi spoileremo in tutte le puntate. Comincerete a guardare il DJ e tutte le sue manualità. L'artigiano della qualità. Però non c'è promozione. Lo so che guardate anche le cubiste, cioè non è che solo il DJ, anche i cubisti. Però senti sotto, bello l'aggancio. DJ Marco a caso. Ah, let's go baby. Filtro, filtro. Era il filtro questo. Rifiltro. Sono i bassi medi. Tutto. Un saluto anche a Manuel che era con me oggi, cuoco e producer, doppio mestiere. Dimmi che non sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò, ho bucato la corazza del mio corazon. Urban.
393-836-1771 il WhatsAppino, se volete salvatevelo in rubrica Radio CP30 o la chat di Spreaker.com o scaricatevi l'app, così vi arriva anche la notifica di quando siamo in diretta. Loop sulle trombette effettate suonate al momento. Bello, bello. Olè! E queste sono partite. Ha rilasciato il loop. Facciamo la canzone di Natale. Jingle bell, jingle bell. Sera. È la serata dei virtuosismi. Dell'artigiano della qualità. La Zara Larson, bella, bella, messo a tempo bene. Faccio i commenti ormai. Cantala così. Beh, l'avrete ballata nei villaggi questa. Ma questa è la versione clap. Faccio anche il balletto. Avanti e indietro. Arriva il tram? Arriva il tram?
tutti i giovedì sera dalle 22 questo programma che è una bella fetta di DJ set state vivendo in questi minuti. Se andate su Spreaker.com o sull'app potete anche downloadare, scaricare il programma, la puntata, e potete ascoltarla per esempio in macchina, ve la mettete sulla chiavetta o col cavetto, non avete la pubblicità per dire, e vi ascoltate questo programma quando volete, anche in cammino, mentre andate al lavoro, così vi caricate, iniziate bene la giornata. Follower di Instagram, DJ producer tra i più bravi italiani. Ha un programma anche su One Dance. Ciao Andrea. Eccola. O te va camminare se tu va camminare. O te va camminare se tu va camminare. Ma ore ma su io moha. O te va camminare se tu va camminare. Ecco la pelle di rugbyisti per caricarsi. La cornamusa è portata, Marco. Dove non si può portarla? Senti come fa! Che dice? Cercate su Google. Google Translate. Che bomba finale qua. Questo invece è per mio fratello Andrea. Quanto era tamarro. Era il nostro DJ set con DJ Marco a caso. Questo pezzo finale è stranissimo, fortissimo. Non so dove è andato a scovarlo. Boh. Da Matrix, ok. Siamo per chiudere la nostra puntata, la nostra oretta insieme come sempre. DJ Matrix questo, Ah, l'hai scovato da lui, fatto da lui questo pezzo. Pizzo. Sì. Bello.
Musica da giostra, volume 6. Ok. Ti faccio anche vedere la copertina. Mi piace di musica da giostra. Veronica, la musica elettronica. Eccolo qua. Quella lì te la devo fare DJ mettere Matrix, qualche volta. Matt e Joe. Ok, così se qualche Matrix e Molinaro. Qualche ascoltatore è interessato a questo pezzo fuori dal comune. BPM sono alti qua, no? 140. Pensavo anche di più. Crepi. 140. C'è il campanello perché la puntata è quasi finita. Aspetta che apri. Cari amici ascoltatori, sono Enrico Ruggeri. Se non avete capito. Cari amici e cari amiche, arrivo da il Falco e Gabbiano di Radio 24. Non so se hai mai ascoltato il mio programma. Dica. Quello è Cruciani. Io racconto storie molto veloce, molto, cioè i miei tempi, storie misteriose. Veloce, dai, sono 23.02. Vi ricordate quando mi occupavo di misteri qui a Gudo Visconti? Cioè, c'è il tassativo. C'è un fantasma che s'aggira. Paghi tu la multa. E ci sono gli alieni anche qua a Gudo. 6.000 euro, 6.000 euro di multa. E non vengo. Aspetta allora che quasi quasi mi do una... mi sbrigo un attimo. A me non piace la musica questa qua che hai messo te. Pum 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 pum. Io amo il punk, sono stato punk prima di te. Questo qua è il mare d'inverno, l'ho scritta io, questa canzone, il mare d'inverno. Sai cosa ascolto al mattino quando vado sul cesso al gabinetto? Dimmi. A me piace ascoltare il reggaeton e mi piace la trap, mi aiutano a stimolare. Ciao a tutti da Enrico Ruggeri. Non erano parole mie, era lui che l'ha detta. Non prendetela, sì, con la me, lui, io amo il reggaeton, la trap e tutto il re. Lui era Ruggeri, è venuto a trovarci. Ciao. È punk. Ciao a tutti. Ciao Paolo, la regia. Cosa devi dire? Chi devi salutare? Ah, ti c'è il tuo saluto. Ciao da Ricchi, la prossima puntata. Ciao, 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 ciao. Marco, vai a te. Anche se c'è il tassativo. Ci vediamo giovedì prossimo su Radio SP 30.